Io sono Nicolas e oggi ho parlato di Democrazia Verde, che è il partito politico, il primo partito politico antispecista d'Europa. Noi abbiamo deciso di fondare questa cosa perché sentiamo un'esigenza nelle persone di riguardo l'affetto verso gli animali che deve essere soddisfatta. Noi vogliamo che ci sia una rivoluzione antispecista e noi pensiamo che questa rivoluzione possa partire dall'Italia. Abbiamo i dati, in Italia i vegetariani e i vegani sono quasi il 10%, e l'Italia è il primo paese al mondo dopo l'India con il numero di vegani e vegetariani in percentuale della popolazione, quindi noi crediamo che una rivoluzione antispecista è possibile e deve partire dall'Italia. Oggi a Montecatini abbiamo parlato di Associazione Cattolici Vegetariani, che è una realtà che è nata nel 2009 e ha già all'attivo diversi convegni e 3 pubblicazioni. Tra l'altro ci tengo a sottolineare che in occasione del secondo convegno Papa Francesco ha mandato una lettera di saluto e di benedizione ed erano presenti anche 2 vescovi, di cui poi uno è stato fatto cardinale. Quindi è una realtà che è già penetrata nel mondo ecclesiale e si è fatta conoscere anche a livello intellettuale, perché i nostri convegni sono molto frequentati e insomma abbiamo diversi teologi e anche filosofi che si sono cimentati con questa tematica che sta entrando nel mondo ecclesiale. Esistono sacerdoti vegani e vegetariani in Italia? Certamente, esistono sacerdoti vegetariani, esistono anche teologi vegetariani, per esempio alcuni dei più famosi è Albert Schweitzer, che fu anche premio Nobel per la pace, Tolstoi, anche se non era sacerdote, anche lo stesso Karl Barth, che è un grande teologo del Novecento, era vicino a queste tematiche. Invece, venendo al contesto diciamo italiano, mi piace ricordare Guido Alberto Bormolini, che è un prete dei ricostruttori nella preghiera, perché con lui stiamo creando un'associazione, un centro studi cristiani vegetariani, con il quale vogliamo appunto divulgare queste tematiche, e ci siamo rifatti ad un altro prete, Paolo De Benedetti, che è stato il primo a diffondere in Italia la teologia degli animali e queste tematiche.